Un importante protocollo firmato questa mattina dall'Ente Teatro Vittorio Emanuele, dall'Università di Messina e dal Conservatorio Corelli, che unisce tre grandi realtà messinesi per dar vita ad altrettanto grandi progetti comuni. Quello di apertura alle istituzioni è fondamentale, nel momento in cui ci si trova un po' in difficoltà, nelle secche, tutti quanti, fare squadra è fondamentale, lo è sempre, in questo momento in particolare. Per cui due partner come il Corelli e come l'università, ma anche l'ufficio scolastico, con il quale avremo modo di continuare questo percorso che stiamo iniziando stamattina, avremo la possibilità con loro di attuare una serie di operazioni, che alcune delle quali già individuate, altre da individuare nel corso dei prossimi mesi, che vanno a beneficio naturalmente del pubblico, degli studenti, ma anche degli artisti. Cioè l'apertura alla cittadinanza di queste istituzioni è dedicata proprio a coloro che vivono la città, sia come studenti ma in tutte le altre forme, anche come visitatori. Non può che ritenersi soddisfatto anche il magnifico rettore dell'Università di Messina, Pietro Navarra. Fondamentale, secondo il massimo dirigente, è rispettare e mantenere alto il valore della concretezza che il suo Ateneo ha sempre portato avanti. Non è soltanto uno scambio di competenze o lo svolgimento di alcune attività in comune nella dichiarazione, è nei fatti. Andiamo a qualche esempio. Il coinvolgimento, questo magari ce lo possiamo aspettare con del mondo universitario, i docenti, il personale del campo amministrativo, gli studenti, con uno sconto sullo sbigliettamento. Ma non è solo questo, la collaborazione è proprio nel vivere il mondo del teatro. Ad intervenire è stato poi il presidente del Conservatorio, Arcangelo Corelli, Giuseppe Ministeri, che non ha nascosto l'emozione e ha speso parole di orgoglio a nome della realtà da lui presieduta per questa importante stipula.